Segui la parola di Dio e incontrerai Gesù. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Oggi è il giorno dell'Epifania del Signore. Accogliamo il Vangelo secondo Matteo, capitolo 2, 1-12. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino, e quando lo avrete trovato, fatemelo sapere, perché anche io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Amen. Carissimi amici, oggi è il giorno dell'Epifania del Signore. In greco significa manifestazione da parte di Dio a tutto il mondo. Cioè, siamo sempre nei giorni del Natale, liturgicamente parlando. Siamo nel giorno in cui Gesù è nato e i magi vengono per adorarlo, perché avevano visto la stella che li aveva portati fino a lui, dove era nato. Ecco che Gesù quindi in loro e nelle persone che vengono si manifesta. È colui che apertamente ha portato l'amore di Dio, la presenza di Dio, Epifania. Ci sono molte cose che si potrebbero dire su questo fatto, sulla presenza di questi magi, su quello che loro rappresentano, sul loro percorso, il loro cammino, i doni che portano, l'adorazione che compiono verso Gesù. Ma io vorrei sottolineare quest'anno un aspetto molto importante. I magi arrivano da Gesù perché hanno seguito una luce, la luce di una stella, molto luminosa, molto chiara, precisa, definita nel cielo. Non era una stella che andava e veniva, una stella molto, molto chiara, con una posizione. E la posizione, la direzione era quella dove Gesù sarebbe nato, dove Gesù è nato, a Betlemme di Giudea. Noi siamo magi, fratelli e sorelle. Noi siamo in cerca sempre della soluzione dei nostri problemi. Siamo sempre in cerca di Dio. In tutte quelle situazioni nuove, anche in questo anno 2024, che si stanno presentando o che si presenteranno. E molto spesso non sappiamo dove trovarlo, ma c'è una luce che illumina i nostri passi, che illumina il nostro cammino,
Quante volte nel 2023 lo abbiamo cercato? Quante volte abbiamo cercato di camminare, di andare avanti e non sapevamo più che cosa fare? Ci siamo forse fermati? Ma dall'inizio dell'anno questa parola, questa liturgia, questo giorno dell'Epifania ci dà chiarezza, ci dà un consiglio. Segui la luce della stella. Sei una persona sapiente, cioè come i magi, che vuole conoscere dove sta la strada, dove sta la via per uscire da tante situazioni. La luce di questa stella ti indica la via, ti indica dove sta Gesù, quali passi vuole che tu faccia nella tua vita. Sapete qual è la luce di questa stella? Che cos'è per noi? È la parola di Dio. È la parola che ogni giorno mi indica dove andare. Ogni giorno mi indica dove e come trovare Gesù, come fare esperienza di Lui. Se io non la seguo, fratelli e sorelle, se io ascolto ogni tanto la parola, una volta alla settimana, una volta al mese o quando mi capita, io non trovo Gesù, io non lo incontro, io non lo sperimento, perché seguirò tante altre luci nel mondo che mi diranno: guarda dove stai andando, guarda, vieni di qua, vieni di là, ti offro questo, ti offro il piacere, ti offro la soluzione, ti offro una strada migliore, ti do, e siamo sempre vuoti, sempre in ansia. La luce della stella che mi porta a Gesù è la parola di Dio, che illumina il mio cuore, che mi riscalda. E io ho bisogno fin dal mattino di essere illuminato da questa parola, non la sera, non al pomeriggio, al mattino quando mi alzo prendo in mano la parola, la mia stella, che mi dice: Luca, coraggio, vai avanti, spera in me, credi in me, io sono al tuo fianco, io ti benedirò. Quanto è bello! Abbiamo fatto poco tempo fa un seminario sulla preghiera personale, come pregare, come leggere la Bibbia. Quanto è importante, fratelli e sorelle. Abbiamo iniziato di nuovo questo anno la nostra scuola biblica per comprendere come pregarla, come conoscerla. Quanto è importante allora, in questo anno 2024, vedere la luce, prendere in mano la luce che è la parola, seguire la luce, perché la parola mi porta all'adorazione di Dio. La parola mi porterà dove sta Lui e io lo adorerò. E a volte mi porta nei luoghi che io non avrei mai pensato, ma è Dio che mi sta portando lì, perché ha un progetto migliore dei nostri progetti. Allora, fratelli e sorelle, accogliamo con grande gioia il dono della parola, che è la nostra stella in questo anno. Signore Gesù, grazie per la Bibbia, grazie per questo libro benedetto, meraviglioso, dove Tu sei presente, dove Tu mi indichi la via, dove Tu mi fai vedere quanto sei stato al fianco del Tuo popolo eletto e quanto sei al fianco della Chiesa. O Signore, donami davvero in questo nuovo anno di seguire sempre la Tua parola, di prendere questa ferma decisione che non passi una giornata nella mia vita in cui io non leggo, non proclamo e non credo alla Tua parola. Perché in essa io sono benedetto e trovo guarigione e liberazione. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, fratelli e sorelle, lo slogan di oggi è: segui la parola di Dio e incontrerai Gesù. Ecco la nostra forza di quest'anno, la parola. Leggiamola, preghiamola, proclamiamola, crediamoci e mettiamola in pratica. Incontreremo Gesù. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao. Carissimi, sono aperte le iscrizioni alla nostra scuola biblica online. San Girolamo ha detto: l'ignoranza della scrittura è ignoranza di Cristo.
Attraverso la scuola biblica imparerai a conoscere sempre di più Gesù nella sua parola, le sue promesse, dal Nuovo all'Antico Testamento. Iscriviti sul nostro sito. Salvezza del nostro Dio, tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie.